tutte ragazze e ragazzi, rieccomi tornata con un nuovo video. Allora, oggi video spacchettamento. Sono rientrata ieri sera da Milano e ho ricevuto appunto due pacchi. Allora, apriamo questo di AliExpress e vediamo insieme se effettivamente mi è arrivato tutto. Allora, era un po' che non facevo ordini perché con la fase del trasloco, insomma, mi sono un po' persa via. E io mi sono munita della mia classica forbice e niente, andiamo a vedere insieme che cosa ho acquistato. Vediamo se poi effettivamente è arrivato tutto. C'è questa roba qui. Allora, qui sento una cosa morbida e ti arriva in pacchettini così. State sempre sintonizzati. Cos'è questa roba? Oddio, sapete che non mi ricordo assolutamente io cosa abbia comprato? Ah, ok. No, vabbè, questi sono bellissimi. Poi vi lascio a fine video, mi raccomando. Vi lascio il... vi lascio quanto... cioè il prezzo e tutto. Allora, questi orecchini che praticamente, vabbè, sono per chi ha il foro delle orecchie. Guardate che carini! C'erano in più colori, però vabbè, io ho provato a prenderli così neri perché volevo vedere un attimino come fossero. No, non puzzano neanche. Di solito queste cinesate puzzano da morire. E questo, ma mi sembra pochissimo, cioè o 45 centesimi, un euro, se non ricordo. No, vabbè, questo è il pezzo forte. No, ragazzi, cioè, tenetevi, no, veramente tenetevi forti. No, vabbè. Cioè, l'aspettavo tantissimo. Cioè, guardate. Adoro. Adoro. Per iPhone 13 Pro Max, perché io ho quello gigantesco, se tornassi indietro non riacquisterei perché è mastodontico. No, ma guardate, no, non puzza di plastica, non puzza di nulla, guardate che carino, guardate. No, ma io devo dire che è fatta molto bene. Poi ha la parte del ho-ho. No, ragazze, io l'aspettavo da tantissimo. Ci ha messo 10 giorni, però guardate, è fatta benissimo, con le due borchiette qui, l'anellino qui. No, vabbè, top. Questa qui mi sembra che l'ho pagata 15, può essere, no, non mi ricordo. Vabbè, comunque vi farò sapere, insomma. Allora, qui devo dire che buttiamo qualsiasi carta ci sia in giro. Poi tanto farò. Allora, questo... no, vabbè, allora. Cioè, è enorme, è enorme. Allora, questo presumo sia il portachiavi che tanto desideravo, nel senso... ah, ok. Ma cos'è sta roba? Ma è enorme! Nelle foto non sembrava così. Oddio! Guardate quanto è grosso! No, ma è bellissimo! Allora, io che amo le cose trasparenti, per chi mi segue, per chi mi conosce come le mie amiche, cioè, adoro le cose trasparenti. Però nella foto in realtà sembrava un piccolo portachiavi, ma in realtà, cioè... guardate, è enorme. Praticamente è questa bottiglia di latte con dentro il finto latte e il maialino. C'era in diversi colori. Con questo campanellino. No, vabbè. Dove vado io in giro questo qua? Pesa più del portale, cioè della chiave della macchina. No, vabbè. Adoro. Cioè, io perché devo andare matta per queste minchiate? Me lo dite? Cioè, 36 anni? Vabbè, insomma. Poi, ultimo acquisto. Mazza, un po' più grande, no?
Basta, non so più niente. Io sono inguardabile, cioè mi riprendo neanche perché sono con questo maxi felpone. Allora, andiamo ad aprire. Questo è un articolo di arredamento. Solo che ammazza, oh, proprio con tutta sta carta, un ballo. Questo qui, sapete che cos'è? Un peccato che ne abbia preso uno, perché a parte che costava proprio una miseria, però... No, vabbè, vabbè. Cioè, ragazzi, Tiffany. Cioè, ma è fatto da Dio. Ma è fatto da Dio. Ah, neanche si apre. Vabbè, comunque è un finto libro di cartone da mettere in esposizione. C'era anche di Chanel, di Prada, insomma, però boh, attualmente non erano disponibili. Ho detto, vabbè, dai, proviamo con questo, però è fatto veramente bene, cioè, guardate anche qui la scritta. Cioè, bellissimo, sembra originale. Il cuoricino qui, vabbè, devo dire che mazza. No, sono rimasta contenta perché di solito AliExpress non è così puntuale, però, e poi vabbè, di solito, almeno avevo fatto 3 acquisti io negli anni precedenti, ma qualche cosa magari non era arrivata, o magari, ecco, non so, c'erano degli articoli che mancavano, erano errati, o alcuni erano cinesate pazzesche, quindi che ve lo dico a fa. Vabbè, insomma... seguite fino alla fine del video, lasciate un like se il video vi è piaciuto e iscrivetevi, attivate la campanellina, seguitemi anche qui su Instagram, scusate, e per chi volesse TikTok. Vi mando un bacione e a breve il video di Shein. Ciao a tutti!